discorso tecnico difficile, bisognerà rilanciare in continuazione. Sì, sì, è molto tecnico e dovrò stare attento ai miei avversari. La partenza della prova riservata alla categoria allievi, maglia rosa per Antonio Folcarelli della Trek Team e Sara Casasola della James Bike Team Buia. La gara della scorsa settimana a Silvelle è stata vinta da Folcarelli e Allegra Maria Arzuffi della Cadrezzate verso l'Iride, e dunque atteso un testa a testa tra Sara Casasola, che indossa la maglia rosa, la vediamo inquadrata in questo momento, e Allegra Maria Arzuffi, vincitrice della scorsa prova, la quarta in programma di questo Giro d'Italia di ciclocross. Ancora le immagini sulla partenza, numeroso il gruppo che dà vita alla prova allievi. Partenza non brillante per Antonio Folcarelli, che perde parecchie posizioni. In testa si portano Michele Bassani della Carraro Team Trentino e Andrei Vlas della Meravi Tirano Bike. Il portacolori della Drake Team Folcarelli ha perso diverse posizioni, una partenza non felice per lui, mentre in questo momento sono scattate le ragazze con la rosa di Sara Casasola. Bella partenza per Alice Torcianti della Superbike Team, che si porta subito nella prima posizione. Gruppo molto allungato con Michele Bassani della Carraro Team Trentino, Andrei Vlas della Meravi Tirano Bike nelle prime posizioni, ma Folcarelli sta recuperando posizione su posizione e transita già in quarta posizione. I meccanici che stanno lavorando sulle biciclette, i maschi che incrociano le ragazze. Troviamo in prima posizione Alice Torcianti della Superbike Team, che ha guadagnato qualche metro sulle avversarie. È sempre Michele Bassani della Carraro Team Trentino a guidare la prova al maschile, alla sua ruota Andrei Vlas della Meravi Tirano Bike. In rimonta Folcarelli, che transita in terza posizione, dunque alle spalle di Bassani e Vlas. Li vediamo inquadrati in questo momento, dunque Folcarelli che è riuscito a riportarsi sulla coppia al comando, ma vediamo che Folcarelli riesce ad averla meglio su Andrei Vlas della Meravi Tirano Bike, ed è lanciato alla ruota del leader, di colui che sta dettando il ritmo di questa prova, Michele Bassani della Carraro Team Trentino. Dunque un grandissimo recupero per Folcarelli, che ha superato anche Bassani e dunque sta guidando questa prova. Li vediamo proprio in questo momento. Antonio Folcarelli che guida, alle sue spalle Bassani, che è comunque vicinissimo, così come Vlas. È un testa a testa serrato tra questi tre ciclisti che stanno dando vita alla prova della categoria allievi, un percorso di gara che nella prima mattinata si è notevolmente allentato. In alla partenza della prova master il percorso di gara si presentava completamente coperto da una coltre bianca di gelo, poi durante la seconda prova della categoria master un tiepido sole ha scaldato il terreno di gara, il tratto in sterrato. Per quanto riguarda le ragazze, agli ostacoli si presenta in prima posizione Allegra Maria Zuffi della Cadrezzate verso l'Iride, seguita da Valentina Iaccheri della Cadrezzate verso l'Iride, Sara Casasola della James Buck Team Buia e Alice Torcianti della Superbike. Dunque stanno assistendo ad una gara di grande interesse a questa corsa anche Eva Lechner e Gioele Bertolini, li vedremo poi protagonisti nella prova Elite. Per quel che riguarda Bertolini, tra gli juniores e donne open, per quel che riguarda la Lechner. Per quel che riguarda invece la prova maschile, sempre della categoria allievi, Antonio Folcarelli che sta guadagnando terreno su i due più immediati inseguitori, Bassani e Vlas, che però sono sempre a pochi metri dalle spalle del battistrada che cerca
di allungare, guadagna metri sulla coppia al comando che comunque non perde definitivamente terreno. Ci avviciniamo al passaggio sotto il traguardo, si forma una coppia al comando costituita da Michele Bassani della Carraro Team Trentino e Folcarelli della Drake Team, più indietro Jacob Doridoni del team Sudtirol. Avevamo detto che Antonio Folcarelli era al comando, ma che Bassani e Vlas non perdevano terreno, molto terreno alla sua ruota, ed infatti Michele Bassani è riuscito a riportarsi sulla battistrada ed ora i due stanno guidando questa prova. Tra poco il passaggio anche per quel che riguarda le ragazze con Allegra Maria Arzuffi della Cadrezzate Verso Liride, Sara Casasola della James Bike Team Buia e Alice Torcianti della Super Bike Team. Queste sono le tre protagoniste assolute della prova al femminile. Intanto andiamo sugli ostacoli e l'ultimo giro, e troviamo un terzetto al comando costituito da Antonio Folcarelli, Michele Bassani e Jacob Dorigoni. Dunque sulla coppia al comando si è portato anche il portacolori del team Sudtirol. Alle loro spalle Andrei Vlas della Melaviti Rano Bike, Calloni della Cadrezzate Verso Liride, Brancati della Capri Verzi, Alessandro Picco della Lissone MTB, che è l'unico che affronta gli ostacoli in bici tra gli allievi. Ma siamo ormai alle battute finali con un epilogo che vivrà sicuramente di una volata sia tra le ragazze che tra i ciclisti della categoria maschile. Abbiamo al comando Bassani, Folcarelli e Dorigoni per quel che riguarda gli uomini, mentre Allegra Maria Arzuffi, Sara Casasola sono le protagoniste assolute della prova al femminile. Inquadrate in questo momento le ragazze con Allegra Maria Arzuffi della Cadrezzate Verso Liride che veste la maglia tricolore, Sara Casasola alle sue spalle. Vedete il pubblico, fondo a rettilineo d'arrivo, spuntano Michele Bassani, Antonio Folcarelli, e Bassani al comando. Folcarelli non riesce a chiudere sul portacolori della Carraro Team Trentino, che va così a conquistare il successo davanti ad Antonio Folcarelli. Drake Team al terzo posto, Jacob Dorigoni, poi troviamo Lorenzo Calloni. Dunque un successo per Michele Bassani, mentre ci prepariamo a vivere l'epilogo della prova femminile. Nell'ultimo tratto del percorso Allegra Maria Arzuffi riesce a prendere qualche metro di vantaggio sugli avversari. Siamo in vista del traguardo anche per le ragazze, già esulta Allegra Maria Arzuffi che va così a conquistare il successo davanti a Sara Casasola della James Bike Team Buia e Letizia Borghesi. Il suggestivo replay del successo di Michele Bassani della Carraro Team Trentino, la maglia resta sulle spalle di Antonio Folcarelli. Michele Bassani, una gara davvero avvincente, una sfida all'ultimo sangue con Antonio Folcarelli, alla fine è arrivata questa bellissima vittoria. Sì, il Giro d'Italia è cominciato male, speravo di poter fare almeno una vittoria in questo giro. È arrivata e sono molto contento, anche perché la condizione sta crescendo e con l'avvicinarsi al campionato italiano sono molto convinto. Sono partita subito bene tra le prime tre posizioni, ho tenuto la mia andatura fino a che la seconda non mi è arrivata lì, sono stata dietro la sua ruota fino alla fine, poi nelle ultime curve sono riuscita ad andare a vincere. Due vittorie nell'arco di sei giorni, stai entrando in una buona condizione di forma? Sì, spero bene, come gli altri anni io punto all'italiano, spero di riuscirci anche quest'anno.